vicepresidente Filippo Liverini, si parla di fondo di garanzia. Quali sono le novità introdotte nel 2024 e quali sono gli eventuali problemi che Confindustria riscontra? Le novità principali, la continuazione dell'innalzamento del limite plafond da 2,5 milioni, confermato a 5 milioni per tutto l'anno 2024. Questo è un dato significativo per il territorio nazionale, ma soprattutto ecco, per le aree interne, dove sappiamo benissimo la difficoltà di accesso al credito un po' più critica. Oggi verrà un po' esplicitato bene questo concetto del fondo di garanzia in presenza di un funzionario di Intesa San Paolo che rappresenta il Mediocredito, e dove vediamo che in questo momento particolare, dove i tassi ancora sono alti, non c'è la consapevolezza di una discesa. Anche la Garda, l'attuale presidente della BCE, sta tenendo un po' in mano questa situazione, perché sembrerebbe un controsenso, ma l'inflazione sta scendendo, l'inflazione media, ma l'inflazione core sta ancora tenendo, e quindi l'abbassamento dei tassi è prorogato probabilmente alla metà dell'anno 2024. In questa situazione un po' strana che ancora continuiamo a subire, purtroppo dobbiamo cercare di sfruttare quelle che sono le normative legislative. In questo caso il fondo di garanzia può essere una bella opportunità per le imprese, perché sanno di poter contare su uno strumento che in questo momento, rispetto alle novità legislative, permette un accesso a credito soprattutto alle fasce più a rischio di rating. Vengono premiate più le aziende con un rating più basso e con un rating più alto, soprattutto in termini di una richiesta di liquidità. In percentuale di investimento la percentuale sembra la medesima, l'80%. Perfetto. Allora, il fondo di garanzia ha sostanzialmente una finalità, quella di consentire alle imprese un accesso più agevole al credito, circostanza questa non proprio scontata e soprattutto non scontata a prezzi e a condizioni che possono essere vantaggiose e in qualche misura legate a quello che è la rischiosità dell'impresa. Il fondo sostanzialmente sostiene quelle imprese che hanno un rating, ormai le banche lavorano esclusivamente sui rating, che a fronte di un rating più sfavorevole consentono misure agevolative migliori, e quindi sostanzialmente serve a garantire a quelle imprese che difficilmente e per quelle misure potrebbero avere accesso al credito. È uno strumento maturo, utilizzato in maniera massiva, ormai sfido chiunque a non aver avuto almeno una volta nella vita rapporti col fondo di garanzia. Il fondo di garanzia agevola per conto dello Stato l'accesso al credito. Questo accesso al credito non solo è un vantaggio per le imprese in termini di costi, in termini di quantità del credito, ma è anche un vantaggio anche per le banche, quindi un vantaggio comune, perché anche le stesse banche hanno interesse a garantire le operazioni con il fondo, perché da un lato ottengono una garanzia prima richiesta, quindi in caso di default non sono sottoposte a procedure lunghissime per il recupero del credito, quindi il recupero è immediato, è una garanzia prima richiesta, ma anche perché dal punto di vista della ponderazione sono rischi che sono assicurati dallo Stato e quindi hanno una ponderazione ai fini dei coefficienti patrimoniali Banca Italia pari a zero. Quindi le banche, nel momento in cui fanno credito assistito al fondo di garanzia, hanno un vantaggio di non dover accantonare fondi almeno fino a concorrenza della garanzia. Quindi a minori costi della banca possono in qualche misura in parte essere trasferiti come vantaggio sulle imprese, che per l'effetto ottengono un credito a prezzi più bassi, e in un territorio dove l'accesso al credito è sicuramente un po' più difficile che in altri territori, questo sicuramente costituisce un vantaggio competitivo importante e un'occasione di sviluppo per le imprese. Però, ripeto, il vantaggio non è solo per le imprese, è un vantaggio comune, banche, imprese e per lo Stato, che in qualche misura riesce a realizzare quello che era uno degli obiettivi di questa legge 662, che è una legge che ormai è trentennale, che doveva consentire di agevolare in generale le imprese del Mezzogiorno piuttosto che altre, anche se il fondo poi ha natura e caratteristiche di natura nazionale, quindi non fa differenza. Però per il territorio del Mezzogiorno, per esempio, il fondo di garanzia prevede, oltre che a tutte le condizioni di cui abbiamo parlato, anche il costi zero, per cui l'accesso alla garanzia è completamente gratuita, mentre in altri territori si paga una commissione, un premio, e quindi anche questo è un ulteriore vantaggio competitivo non da meno.
complessivamente lo strumento è uno strumento maturo. Io credo che non ci sia un'impresa del Sud, piccola, media, grande, libero professionista, di qualunque dimensione, che non abbia almeno una volta nella vita avuto modo di utilizzare il fondo con successo e interesse, perché le procedure tra le varie sono molto molto snelle, dalla domanda alla concessione passa una settimana, non di più, per cui procedure snelle, aumento della possibilità di ottenere volumi di credito più alti, costi più contenuti del credito, completa gratuità per le imprese del Mezzogiorno, rendono lo strumento sicuramente uno dei più validi a sostegno di chi vuole fare seriamente imprenditoria e ha bisogno necessariamente del sostegno creditizio, perché con i soli mezzi propri è ben difficile riuscire a portare avanti i progetti di investimento liquidità. Il fondo poi sostanzialmente copre tutti i settori, dall'agricoltura all'industria, si escludono solo alcuni settori molto particolari, ma parliamo dei settori finanziari, diciamo, di scarso interesse. Quindi è intersettoriale, è completamente autonomo nelle decisioni, molto veloce nella gestione, economico in termini di costo per le imprese, vantaggioso per le banche e per le imprese, quindi come dire, diventa un po' un prodotto di successo, e tant'è che negli anni, e in particolare nella emergenza Covid, i volumi che il fondo normalmente gestiva sono moltiplicati per almeno 100 volte, insomma, quindi siamo stati come dire, testimoni di volumi almeno 100 volte più grandi di quelli normalmente gestiti in precedenza. In questo momento le percentuali di aiuto sono significativamente alte, le novità del 2024 estendono alcune degli istituti che erano stati temporaneamente creati per effetto dell'emergenza, in particolare con il decreto liquidità o con l'emergenza dell'emergenza del conflitto russo-ucraino. In questo momento è operativo l'elevazione a 5 milioni di euro per impresa del plafond, quindi siamo di fronte a situazioni che in qualche misura sono anche congrue rispetto a quelle che possono essere le esigenze medio elevate di imprese, piccole e medie imprese. Dovrebbe partire, non si sa ancora quando, perché siamo in attesa che l'Unione Europea gestisca, dia l'autorizzazione in questo senso, perché è prevista dal DL aiuti del 2023, che l'articolo 15 bis che ha esteso un po' le attività anche alle cosiddette mid cap, cioè quelle aziende che hanno da 250 a 500 dipendenti, quindi oltre le piccole e medie. Però siamo in attesa dell'operatività, perché l'Unione Europea dovrà fornire il suo parere, si aspetta a momenti. Nel frattempo lo Stato italiano ha chiesto la possibilità di utilizzare almeno fino a giugno il Temporary Crisis Framework, che è stato prorogato per una misura, e se dovesse essere approvato a breve avremo anche fino al 30 giugno questa ulteriore possibilità a beneficio di tutti, ivi comprese le mid cap.